questo video vedremo le funzionalità di base del nuovo monitor interattivo Smart serie MX. Per l'accensione del monitor è sufficiente pigiare il primo pulsante a destra che si trova sulla cornice bianca. Pigiandolo in pochi secondi compare la schermata principale con le funzionalità di avvio. Lo strumento principale è la lavagna, quello strumento che ci permette di utilizzare il monitor interattivo come una tradizionale lavagna interattiva. Cliccando sul comando lavagna appare la pagina bianca su cui è possibile, senza fare nessun'altra selezione, iniziare a scrivere i pennarelli con cui si scrive sul monitor sono pennarelli passivi senza batteria, senza nessun comando di accensione. Per poter cambiare lo strumento di scrittura, sulla barra laterale di sinistra ho la funzionalità che mi permette di scegliere lo spessore della penna, il colore con cui posso poi andare a scrivere sulla lavagna. La superficie della lavagna interpreta automaticamente il tipo di dispositivo in uso, per cui se ho la necessità di cancellare quello che ho scritto posso semplicemente appoggiare la mano e cancellare. Se ho la necessità invece di ingrandire quello che ho fatto, scorro con le due dita, sposto la pagina per riscrivere, ho semplicemente la necessità di andare a utilizzare la penna che viene data in dotazione. Le penne sono due, una equivalente all'altra. In automatico la lavagna rileva lo strumento penna, posso spostare gli oggetti, li posso eliminare, possono essere ruotati, ridimensionati e posizionati all'interno della pagina. Per aggiungere una pagina è sufficiente pigiare il pulsante più che si trova sulla barra laterale degli strumenti. Mi chiede il tipo di pagina da inserire, in questo caso lavoriamo con una pagina vuota, quindi clicco sul comando pagina vuota, si vede che è stata aggiunta la pagina numero 2. A questo punto posso eventualmente cambiare il colore del pennarello. Cancello, mi sposto all'interno della pagina, qua sotto si vede dove sono posizionato rispetto alla pagina, alla superficie di scrittura che ho a disposizione, ingrandisco l'elemento che ho realizzato, lo rimpicciolisco, con questi altri comandi ho la possibilità di selezionare gli elementi che ho realizzato, posso spostare, anche in questo caso ruotare o eliminare. Il terzo comando, che si trova sulla barra degli strumenti, collega la lavagna al motore di ricerca Bing, mi permette quindi di fare una ricerca di immagini o video direttamente su internet, quindi è sufficiente digitare una parola legata all'immagine o al video che mi serve. In questo caso ho digitato la parola terra, mi trovo una serie di immagini collegate al motore di ricerca Microsoft Bing. Una volta che ho scelto l'immagine di mio interesse, clicco e viene inserita automaticamente nella pagina. A questo punto posso spostare l'immagine sulla pagina, la posso ridimensionare, la posso ruotare e posso naturalmente andare a scrivere. In ogni momento posso andare a visualizzare, pigiando il pulsante che mi indica la miniatura delle pagine, andare a visualizzare la miniatura delle pagine che ho realizzato e passare da una all'altra, quindi per ritornare alla prima pagina e posso andare a scrivere e lavorare. Passo alla seconda,
aggiungo eventualmente una terza pagina, pagina vuota, viene aggiunta la pagina 3. Quando si apre una nuova pagina, compaiono 5 selezioni che mi permettono di scegliere lo sfondo da inserire all'interno della pagina, quindi lo sfondo bianco, sfondo a quadretti, sfondo a righe, a puntini, oppure uno sfondo grigio su cui posso sempre, posso cancellare, spostare, ingrandire e ruotare gli elementi. Torno alla miniatura. Se ho la necessità, selezionando i tre puntini che compaiono alla base della pagina che sto visualizzando in questo momento, ho la possibilità di cambiare lo sfondo applicato in precedenza, quindi cambiare lo sfondo della pagina già realizzata. La quarta icona dei widget mi permette di utilizzare strumenti tra cui il righello, il goniometro. Allora, aggiungiamo una nuova pagina, pagina bianca. Apro il comando delle funzioni aggiuntive, attivo il righello. Il righello può essere selezionato anche questo come oggetto, ne avevo inseriti due, ne eliminiamo uno. Righello che posso spostare, posso ridimensionare all'interno della pagina. E cosa interessante, quando io vado a scrivere con la penna sul righello, il mio tratto segue esattamente lo strumento attivo in quel momento. Una volta terminata la scrittura, posso prendere il righello, lo posso, se voglio, ruotare, lo riposiziono. In questo caso, ad esempio, mi indica l'inclinazione dell'oggetto, lo posso eliminare. Stesso vale per altri strumenti, tra cui il goniometro. Evidenzio, lo sposto all'interno della mia pagina, lo posso posizionare e ho la possibilità di utilizzarlo per vedere gli angoli. Anche in questo caso tornare al menu iniziale, alla schermata home, pigio nuovamente il pulsante indicato con il simbolo della casetta. Ritorniamo nella pagina iniziale con la sezione dei preferiti che comparirà sempre ad ogni avvio con il comando lavagna e le altre funzionalità di accesso ad internet e di visualizzazione dei documenti già realizzati. E nella parte di sinistra si trovano invece gli elementi recenti che sono stati realizzati, quindi l'ultima lezione realizzata con la data e l'ora di creazione. Posso navigare in internet pigiando semplicemente sull'icona Internet Explorer. Appena mi posiziono sulla barra degli strumenti, compare la tastiera Internet, posso in ogni momento dimensionare la pagina, cambiare quindi la dimensione di visualizzazione e se necessario, semplicemente prendendo il pennarello, posso andare ad evidenziare alcune parti del documento visualizzato. Con questa funzionalità viene fatto un screenshot del documento visualizzato, la riproduzione è in pausa e posso
lavorare sulla schermata visualizzata. Una volta che ho terminato di indicare delle parti di interesse sulla schermata visualizzata, posso chiudere la visualizzazione ignorando gli appunti che ho preso, oppure salvando l'immagine che comprende lo sfondo e gli appunti che ho apportato sulla videata, posso salvarlo il file direttamente sulla memoria del monitor. In questo caso lo ignoriamo, scompaiono gli appunti e ho la possibilità di continuare a navigare. Anche in questo caso, per uscire dalla funzione di visualizzazione di internet, pigio il comando home, che è sempre il primo con il simbolo casa. La terza funzione è quella del lettore, che è la funzione di esplora risorse, quella che mi permette di andare ad accedere ai contenuti che sono stati realizzati in precedenza e che sono memorizzati sulla lavagna. Quindi vedo i documenti che sono stati realizzati nella giornata di oggi. In ogni momento posso tornare ed aprire i singoli documenti, posso naturalmente integrare, aggiungere una pagina, la pagina può essere pagina bianca come abbiamo visto prima, oppure pagine con